È una Lugo piuttosto trasformata e molto ringiovanita, quella che tra meno di un mese prenderà parte al campionato di Serie B nel girone B. A disposizione di coach Gianluigi Galetti 16 giocatori, compreso Serravalli che è rientrato da un grave infortunio come quello della rottura del tendine d'Achille. Facciamo un campionato impegnativo, quello di Serie B, e l'asticella si è ulteriormente alzata perché dall'anno scorso, che è stato sicuramente un anno per noi trionfale, pilota e quant'altro, quest'anno innanzitutto ci siamo ringiovaniti rispetto al roster dell'anno prima e comunque dobbiamo replicare alle buone cose che sono state fatte l'anno scorso. Soprattutto dobbiamo progredire in questo ciclo e fare in modo che la salvezza dell'anno scorso con tutti questi giovani non sia una casualità, ma sia una certezza. Sarà una stagione lunga e ricca di ostacoli. Nei quattro gironi che compongono la serie cadetta saranno ben 13 le retrocessioni, 4 dirette e le restanti risultanti dai play-out. Non ci sono solamente una qualche squadra buona. Ce ne sono veramente tanti, il livello è molto molto alto e purtroppo ci sono anche tante retrocessioni.